I sogni svaniscono all'alba, è il titolo di un grande film, ma vale anche per questo imponente palazzo, vedete il simbolo di Roma imperiale, bah, questa è la terza Roma, la prima Roma fu quella dei Cesari, la seconda Roma fu quella dei Papi, la terza Roma fu quella dell'impero di Benito Mussolini. Io qua mi trovo al grande quartiere EUR, Esposizione Universale Romana, e questo palazzo imponente fu costruito alla fine del ventennio, perché nel 1942 a Roma si doveva tenere la grande esposizione universale romana, se non che il 10 giugno 1940 il Duce decise di entrare in guerra a fianco del nazismo, a fianco di Hitler, dichiarando guerra alle potenze plutocratiche occidentali, Francia ed Inghilterra, e dopo anche dichiarando guerra agli Stati Uniti, così come se niente fosse. E il fatto è che la guerra andò male, quindi i lavori vennero abbandonati, la esposizione universale romana non si tenne più, però è rimasto questo imponente edificio, vedete quanto è grandioso? Vedete? Eh sì, purtroppo è vero, i sogni svaniscono all'alba, specialmente se si tratta di sogni troppo grandi, non doveva, il Duce non doveva entrare in guerra. Sì, egli pensava che la guerra fosse già vinta, perché Adolf Hitler aveva già sconfitto la Francia, e vabbè, ma dietro c'era l'Inghilterra, e poi ci sarebbe stata pure l'America. Non ci si mette contro l'America, non ci si mette, ci provarono i giapponesi con l'attacco a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941. A Pearl Harbor, un attacco a sorpresa a Pearl Harbor, venne affondata Pearl Harbor il 7 gennaio 1941, la flotta americana del Pacifico, se non che a Pearl Harbor c'erano tante navi, ma non c'erano le portaerei, e quando se ne accorsero i giapponesi capirono che la guerra l'avevano perduta, perché non ci si mette contro le portaerei americane. Ecco qua la situazione, cari amici, i sogni svaniscono all'alba, e poi è rimasto questo ponente edificio qua all'EUR, perché io Serafino Masoni sono qua all'EUR, vedete, in tempo di lockdown, e vi lascio questo ricordo. Vedete quanto è ponente questo edificio? Beh, cari amici, io qua vi lascio riflettere sulla locuzione i sogni svaniscono all'alba. Ok.